senza la Lega, no? Allora, eccoci rientrati in studio, pubblicità che è servita anche per avvicendare, diciamo così, i nostri ospiti in studio qua questa sera a TV7 Match. Presento subito gli ospiti della parte politica, chiamiamo così. Inizio come sempre dalla mia sinistra con Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo, ex sindaco di Padova, ma anche ex parlamentare, ricordiamolo. Poi buonasera. Al suo fianco l'onorevole Sara Moretto, buonasera. Partito Democratico, buonasera Moretto, grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco abbiamo Luca Favini di Forza Italia, buonasera Favini, a tutti. Grazie anche a lei. E poi abbiamo Renato Marcona di Liberi Uguali, buonasera. Anche a lei. Allora, come sempre, anche per questa seconda parte noi abbiamo le nostre ricorrenze storiche, abbiamo la nostra sigla di memorandum, la ascoltiamo così vediamo di che cosa ci occupiamo. Memorandum. Storia e memoria. 24 aprile 1856. Nasce Philippe Pétain, militare e politico francese, generale durante il primo conflitto mondiale. Fu a capo del governo collaborazionista di Vichy. 27 aprile 1981. Le Brigate Rosse sequestrano a Torre del Greco Ciro Cirillo, assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici della regione Campania. Verrà liberato 89 giorni dopo, in seguito a una trattativa. 25 aprile 1792. Per la prima volta nella storia viene utilizzata la ghigliottina. A Parigi viene decapitato un bandito di strada. Bene, eccoci qua allora. Allora, iniziamo ricordando la figura di Philippe Pétain, appunto maresciallo di Francia. Lo facciamo con questo servizio storico dell'Istituto Luce. Vediamo. Luglio 1945, alta corte di giustizia. Accusato il maresciallo di Francia Filippo Pétain. Se l'udito era tardo, la memoria era fedele. Pétain ricordava. Febbraio 1916. Offensiva tedesca a Verdun. E lui con la sua seconda armata aveva fatto il muro, contrattaccato, salvato la Francia. L'avevano innalzato al comando supremo. Si rivedeva in trincea mentre il re di Spagna spiegava i suoi piani. Ma poi la vittoria portò il nome di Foch. Capo dello Stato Maggiore francese a Vichy dal 40 dopo il crollo di Parigi. Qui aveva dovuto esercitare un'attività politica e ufficiale che lo associa alle tristi cronache dell'Europa invasa. Fosse rimasto dov'era, nella sua villa di Villeneuve, vecchio cincinnato ancora vegeto e carico di gloria. Invece l'avevano chiamato nel momento del disastro perché imponesse rispetto al vincitore. Di qui comincia l'enigma Pétain. I soldati della Wehrmacht erano schierati a Montoire e Pétain era venuto a trattare la cosiddetta cooperazione con Hitler. L'alta corte pronunciava la condanna a morte, poi commutata in quella al carcere perpetuo. Gli occhi del maresciallo guardavano le insegne del suo passato. La finestra di una cella nella fortezza della Pierre Levé, nell'isola di Dieu. Allo scoccare del 95° anno, Pétain cade malato. Viene trasferito a Villa Lucco. Si concede alla moglie di visitarlo, insieme col medico. Ma una mattina la porta della villa si è chiusa con funebre pesantezza. Solo la Francia, solo la storia potranno dissuggellare il contraddittorio mistero di Pétain. Allora, beh, insomma, qui in questo servizio sono ripercorsi un po' tutti i punti importanti della figura di Philippe Pétain. Gottardo, inizierei da lei. Allora, qui siamo a una figura, diciamo, che è conosciuta soprattutto appunto durante il periodo della Prima Guerra Mondiale con la battaglia di Verdun. Sì, però la Francia del dopoguerra ha due generali che hanno segnato la storia. Uno è Pétain, però quello che davvero ha segnato la svolta è l'altro, è De Gaulle. Quindi nella rappresentazione Pétain è riscattato per la sua storia di militare che risale alla Prima Guerra Mondiale, però quella storia della Prima Guerra Mondiale viene distrutta dalla Seconda, da questa forma di collaborazione che non è mai stata digerita dai francesi. E il riscatto si chiamerà De Gaulle,
Ecco, quindi il riscatto francese non si chiama Petain, si chiama De Gaulle. Certo. Sara Moretto, sì, cosa possiamo... Concordo anch'io con queste analisi, perché è evidente che le grandi capacità militari che Petain dimostrò appunto nella Prima Guerra Mondiale furono, diciamo, poi dalla storia oscurate dalle posizioni che poi dovette tenere negli anni successivi, e devo dire che, insomma, rispetto alla sua posizione collaborazionista con appunto il nazismo e Hitler, allora di certo, insomma, oscura ampiamente niente, le capacità che aveva dimostrato prima, quindi una figura che si conclude, insomma, con un'ombra negativa, almeno per quanto posso giudicare io, ovviamente. Certo, Favini. Sì, è un po' particolare effettivamente la storia, perché spesso anche uomini che magari hanno avuto una vita importante, segnata anche da successi, spesso per difficoltà storico, anche pieghe differenti della loro storia, della loro vita, della loro carriera, poi si trovano di fronte a un'onta molto pesante, quindi una revisione completa di tutto il loro comportamento, e verranno ricordati tendenzialmente per una parte negativa alle quali magari sono dovuti soggiacere, e quindi poi l'immagine comunque è sporcata essenzialmente. Certo, Marco Molla. Mi porta ad una considerazione, che è questa, che probabilmente non esistono uomini per tutte le stagioni, appunto perché, come è stato detto sia nel servizio sia appunto da quanti mi hanno preceduto, tutto ciò che di buono ha fatto nella Prima Guerra Mondiale, dopo, alla fine, no, rimane invece solo la memoria degli aspetti negativi. Quindi probabilmente è anche una lezione che noi tutti dobbiamo trarre, no? Che ci sono dei momenti in cui sta bene che ci giochiamo la partita fino in fondo, ci sono altri momenti in cui magari è meglio lasciare anche il campo ad altri, insomma. Certo. Se lui non avesse vissuto quell'ultima stagione, sarebbe passato alla storia come un personaggio da portare ad esempio magari ad altri. Certo, Ermanno. Ma io penso che la storia la scrivono i vincitori, quindi molte verità vengono nascoste, e che Petain, sì, è stata una vittoria, per fortuna, del nostro Verdun, è stata una vittoria di Petain, ma in quale contesto orribile, e ne parleremo nelle prossime trasmissioni, quale fu la Prima Guerra Mondiale. Ma l'altro aspetto più importante, che non si dice perché non si vuol dire, che la Francia era alleata con Hitler. Petain si allea con i nazisti. Tant'è che gli americani e gli inglesi bombardano la Francia, e non la bombardano perché bombardano le caserme dove ci sono i militari tedeschi, bombardano il territorio francese tranquillamente, perché è uno stato nemico a tutti gli effetti. Chi è l'altra figura, come diceva appunto Gottardo, che riscatta la Francia, ma non ha nessuna autorità se non l'autorità che lui dà a se stesso, e opportunamente la danno i suoi alleati, è De Gaulle. Ma De Gaulle è nulla, diventerà De Gaulle perché è riuscito a capovolgere la figura della Francia alleata dei tedeschi. Questa è la drammaticità. Addirittura De Gaulle corre a Parigi prima che arrivino gli alleati, perché dice Parigi si è ribellata ai tedeschi, e dà questa immagine di una Francia che è collegata ai vincitori e non ai tedeschi, ai vinti. E lo fa apposta, è una tattica per ricreare un look e una verginità a una Francia che con Petain ha ceduto a 360 gradi. Io non credo che Petain sia un eroe. Ha fatto il suo mestiere come generale in un momento drammatico, che era un momento dove i soldati non contavano nulla. Giustamente il nostro Cadorna diceva: costano meno gli uomini delle bombe, quindi usiamoli. Questa era la Prima Guerra Mondiale. E allora
ricordo un altro generale, che era Hindenburg, che ha messo al potere Hitler. E Hindenburg aveva grandi capacità come comandante ed ebbe un'importanza fondamentale nel portare avanti la prima guerra mondiale, ma non ebbe la capacità di capire la politica. E nella storia chi è generale difficilmente riesce a interpretare la politica di tutti i giorni e soprattutto la democrazia, e questo era Pétain. Quello che fa la Francia e deve farlo è condannarlo a morte, se no automaticamente accetta un tradimento sostanziale, perché la Francia era alleata degli inglesi e degli americani, anzi non degli americani, perché gli americani all'epoca in cui gli americani entrano in guerra, la Francia ormai è conquistata e Pétain è già dall'altra parte. Questo è credo che sia un contesto storico da tenere presente in un momento in cui le cose vanno rimesse al loro posto. E questo non per condannare né Pétain né gli altri, soltanto perché la storia ha un suo percorso che va ricordato per quello che è. Bene, adesso passiamo alla seconda ricorrenza, cioè quella del sequestro di Ciro Cirillo. E ricordiamo questo avvenimento con un servizio del TG1 che appunto le commenta lo scorso anno, quando nel luglio del 2017 Ciro Cirillo muore. Ma ascoltiamolo. Il sequestro di Ciro Cirillo, ex presidente DC della regione Campania, è uno dei misteri della storia repubblicana. Il 27 aprile 1981 Cirillo, all'epoca assessore regionale, esponente della corrente dorotea della Democrazia Cristiana, viene rapito a Torre del Greco da un comando delle Brigate Rosse della colonna napoletana guidata da Giovanni Senzani. Dopo 89 giorni di prigionia, il rilascio dietro il pagamento di un riscatto. Per la liberazione ci fu trattativa tra apparati dello Stato, le Brigate Rosse e la Camorra? Questa domanda è ancora senza risposta. Appena tornato a casa Cirillo parlava così. Mi hanno detto che io ero già condannato a morte, perché il fatto stesso di appartenere all'organizzazione dello Stato democratico era una colpa. Adesso sono tornato in seno alla famiglia. Allora, ecco, beh, molto brevemente, Settimo Gottardo, allora questa trattativa, no? Il tema è, oltre al rapimento, al sequestro, la trattativa e il pagamento del riscatto. Io purtroppo mi ricordo questo episodio, allora era un giovane militante della Democrazia Cristiana, ma non ho mai condiviso però questo paragone tra il rapimento e l'omicidio di Moro e il caso di Ciro Cirillo. Cirillo sono due personalità totalmente diverse. Su Moro c'era la tragedia della storia. Io già da allora ho sempre visto su Cirillo più una, insomma, dei personaggi un po' di terzo piano, sempre più un problema di ricatto politico più che di tragedia politica, ecco. Quindi quando si dice ma con Moro si è rifiutata la trattativa, e con sono due cose completamente diverse, anche i protagonisti sono completamente diversi, lo spessore politico, lo spessore ideologico, anche questo Senzani non è mai stato chiarito fino in fondo chi era, chi lo manovrava. Quindi diciamo è una pagina oscura della crisi della Repubblica Italiana, ecco, di una fase di crisi di un gruppo dirigente non solo democristiano, ma prevalentemente democristiano. Io ho sempre rifiutato di anche lontanamente di paragonare questo con la tragedia di Moro. È un fenomeno di decadenza, ecco, io lo definirei un fenomeno di decadenza, questo del caso Cirillo. Renato Marcona, questa volta andiamo anche a destra.
Allora, per lei invece com'è la... Io anch'io un ricordo, ero settimo, era un giovane militante e amministratore padovano all'epoca. Io ero un giovanissimo consigliere comunale di Piazzola sul Brenta all'epoca. Lui era un democristiano, io ero un socialista. E sicuramente sono due storie diverse, come dice giustamente Gottardo. Io però appartengo a quel filone politico-culturale che invece sosteneva che anche sulla vicenda di Moro probabilmente no, c'era lo spazio per una trattativa. Vero è che sono due contesti totalmente diversi, qua probabilmente la politica è in secondo piano rispetto ad altre questioni che hanno caratterizzato questo rapimento, insomma, per cui forse più che la trattativa politica vera e propria è stata qualche altra trattativa, forse i servizi segreti, forse vorrei dire la Camorra, vorrei dire altri attori protagonisti di questa vicenda. Ecco, sicuramente, convengo con Gottardo, una pagina più verso il buio, insomma, della democrazia che non proprio un esempio di... Certo, beh, un caso appunto, insomma, ci sono tanti lati oscuri come in tante altre vicende, Sara Moretto. Sì, io non ho vissuto quelle vicende, quindi sono, diciamo, le ho lette rispetto ai report che ne sono stati fatti e ovviamente non avendole vissute percepisco quello che da quanto si scriveva emergeva ed è evidente che in questo caso, come diceva adesso appunto chi mi ha preceduto, era collegato anche ad altri mondi e anche secondo me quindi è distante, insomma. Diciamo quelle che sono state le polemiche che ci sono state appunto per il fatto che lui sia stato liberato al termine di una trattativa, anche se non ufficiale, ma insomma c'è stata, a differenza di quanto è stato fatto con Moro. Sì, ma anche perché i soggetti coinvolti, insomma, si è parlato chiaramente appunto da quello che ho approfondito di interventi della Camorra, della criminalità organizzata, quindi è evidente che qui c'erano anche altre dinamiche da tener conto, argomenti anche attuali, dobbiamo dire, perché insomma in questi giorni si è parlato di rapporti tra lo Stato e la criminalità organizzata, quindi il caso di Cirillo cade un po' a fagiolo rispetto a quello che è emerso anche in questi giorni. Certo. Luca Favini. Anch'io effettivamente non ho potuto vivere quei periodi da un lato fortunatamente. Certo, ma è comunque interessante. Ed è comunque interessante quello che arriva. Esattamente, anche perché sono le basi della nostra storia in parte italiana politica, perché effettivamente noi siamo un riflesso di quello che hanno vissuto i nostri genitori o nonni. Quello che mi fa un po' pensare è fra l'altro è un parallelismo con i nostri tempi moderni. Perché alcuni sostengono che la capacità della polizia attualmente di sventare o anticipare le azioni terroristiche che possono avvenire sul nostro territorio italiano, vedi quella di Napoli di pochi giorni fa o anche in zona veneziano, e siano anche dovute alla capacità della polizia che ha acquisito negli anni, anche negli anni di questi anni molto violenti, e quindi la capacità di penetrare all'interno del tessuto sociale anche della parte più povera e più pericolosa della società e quindi riuscire in qualche modo a acquisire le informazioni prima e quindi essere un po' più abituata che in altri paesi, perché comunque hanno avuto degli anni di estrema violenza, un allenamento diciamo molto più forte. Speriamo che sia vero, perché effettivamente a Napoli sono riusciti a fermarlo prima che potesse agire questo signore immigrato che aveva ricevuto un ordine dall'ISIS attraverso Telegram, tra l'altro questi social network che sembrerebbe non usino i server per riuscire quindi a non lasciare traccia delle loro comunicazioni. Posso, scusa, professore? Prego. Mi ha incuriosito a vedere qui nei fotogrammi un leader all'epoca della Democrazia Cristiana napoletana, era il giovane Vincenzo Scotti, poi più volte ministro, che faceva da direttore in questa fase, faccenda. Vediamo se la regia riesce a riproporci le immagini che abbiamo appena visto senza audio. Se vuole poi ve lo indico appena. Eccolo qua. Sovraimpressione. La cosa cosa mi incuriosisce, io sono anche, ho sempre gli occhiali sono sempre stati di stima e di amicizia personale con Vincenzo Scotti, ma la cosa che mi incuriosisce adesso è che Vincenzo Scotti, vero o no, è vero quello che si dice, che è uno degli ispiratori
e dei consiglieri di Di Maio. E che quando Di Maio ha presentato, tenetelo, perché qui queste storie vanno sempre tenute presenti, perché fa parte di questi mondi non sempre che vengono alla scoperta. E quando Di Maio, un mese fa, ha presentato a Mattarella un elenco di ministri, poi sono spariti questi ministri, no? So, comunque ha presentato un elenco di ministri molto competenti, metà di questi sono collaboratori di Vincenzo Scotti, di questa università che io ho conosciuto bene quando è stata fondata, detta Università di Malta, perché era una succursale di un'università che aveva sede a Malta. Come vedete, le storie non finiscono mai, ci sono sempre degli intrecci che non si capisce mai dove cominciano e dove, eccolo qui, no, questo è il povero Moro, e dove finiscono. Quindi tutta sta storia della purezza, non la convince Gottardo. Quindi l'esperto Settimo Gottardo consiglia di tenere la foto, non si sa mai. Ma Gottardo non ricorda che c'era un altro personaggio, peraltro di origine veneta, in tutta questa faccenda. Gava. Padre e figlio. Grande amico di un altro personaggio che si chiamava Pasquale Acampora, che improvvisamente, e questo l'ho saputo perché a quell'epoca, pochi mesi successivamente, sono stato incaricato a costruire una televisione a Napoli, che si chiamava Canale 63, da Pasquale Acampora, e quindi sono riuscito in poche settimane ad attivare una serie, un certo numero di canali, e con grande risultato, ed entrammo in grande amicizia. Anche perché non avevo chiesto nulla per farlo e non ho mai voluto nulla. E quindi lui si sentiva un po' in debito e mi ha detto: sai chi ha pagato il riscatto di Ciro Cirillo? Io, Pasquale. 1.450 milioni. L'hanno nominato improvvisamente presidente del Banco di Napoli. E lui, come presidente del Banco di Napoli, ha fatto quello che doveva fare. Dopodiché ha dato le dimissioni. E Ciro Cirillo è stato salvato. Dietro c'era la Camorra e c'erano i rappresentanti dello Stato che non sapevano che fare. Certamente non volevano un Moro 2, questo assolutamente no. Avevano capito che non si poteva scherzare e si sono mossi di conseguenza, e quindi hanno salvato Ciro Cirillo, anche se non era Moro, Ma Moro, io credo, sono convinto, ne abbiamo fatto più di una trasmissione, la condanna di Moro veniva da Washington, non veniva da altre parti, e quindi era difficilmente salvabile. Se finalmente col tempo si andrà fino in fondo chi stava dietro alle Brigate Rosse, visto che il nostro Gottardo conosce bene il retroscena, forse riusciremo a capire quale logica c'era, esattamente come si parlava prima di Pétain, che ha condotto la Francia in braccio a Hitler. Lo stesso, certe situazioni si sono create e Gava ne sapeva molto di queste cose. Naturalmente le cose sono rimaste segrete, ma era un'altra epoca dove i servitori dello Stato erano dipendenti della politica e non avevano capacità di autonomia nella gestione dei rapporti, come abbiamo visto dall'ultima condanna, con la mafia, con la Camorra e con tutte le altre attività criminali dell'epoca. Quindi Ciro Cirillo fu salvato fortunatamente e il Banco di Napoli offrì il riscatto. Certo, e allora adesso invece, altra epoca ancora, 1792, la prima volta della ghigliottina. Allora, la ricordiamo con delle immagini sul processo e l'esecuzione di Maria Antonietta. Vediamo. Ascoltato il verdetto unanime della giuria, condanna la suddetta Maria Antonietta degli Asburgo Lorena, vedova di Luigi Capeto, alla pena di morte. E ordina, su richiesta del pubblico ministero,
che la presente sentenza venga eseguita nella piazza della Rivoluzione. Vi prego di sposarmi. Madame. Allora, ecco qui l'esecuzione di Maria Antonietta. Gottardo, iniziamo sempre da lei. Oddio, diciamo qualcosa. Allora, qui è l'esordio di uno strumento di morte introdotto. Ma a me fa sempre impressione, io sono visceralmente contrario alla pena di morte, quindi vedere queste scene mi fa sempre un certo raccapriccio, anche perché la povera Maria Antonietta è vittima della storia, si porta dietro un'immagine che non è la sua, gli hanno sempre attribuito le peggiori vacuità, le frasi fatte, la storia delle brioche da lei mai dette. Io mi ricordo di lei, leggendo quel po' di storie che tutte noi leggiamo, una lettera nobilissima che lei scrisse prima di essere condotta alla ghigliottina, e la scrive i propri figli e dice: cari figlioli, mi raccomando, dice, voi non dovete vendicare la mia morte. Gottardo, lei è caduto il microfono. Voi non dovete vendicare la mia morte, non cercate la vendetta, cercate di lavorare per il bene del paese, ma assolutamente vi proibisco di pensare che il vostro destino politico sia quello di vendicare la mia ingiusta morte. Una donna che dice queste cose si riscatta di tutte le vacuità di cui era stata accusata. Certo, Sara Moretto. Ma anch'io faccio fatica, insomma, anche a rivedere, sebbene sia una ricostruzione ovviamente, queste immagini, e la cosa che mi stupisce di più è che poi sono andata un po' a vedere e questa era la prima ghigliottina, però l'ultima non è che sia stata poi tanti anni fa, perché se non sbaglio l'ultima esecuzione è stata nel 1977, quindi appena 40 anni fa. E la cosa, devo dire, che mi fa ancora più specie, nel senso che se allora, diciamo, forse di certo non poteva essere compresa, perché anch'io ne sono profondamente contraria, ma non c'era una preparazione culturale affinché questa cosa venisse considerata in tutti i suoi effetti, insomma, nel 1900 questa poteva essere ampiamente superata, insomma, anche nelle modalità. Io certo. Rimango profondamente contraria. Certo. Savini. Allora, io parlo anche un po' da berlusconiano convinto, assolutamente, anche perché nel mio partito io ci credo profondamente. Ritengo che noi siamo vittima di continui errori giudiziari, per cui io non posso che aberrare la pena di morte, essenzialmente. Non posso che rifiutare un paese che, per esempio, come l'America, che si incensa il capo e si ritiene la più grande democrazia del mondo, dove non cura i propri malati e dove porta con la sedia elettrica o altri metodi, insomma, porta la pena di morte. Ritengo che sia difficile accettare un comportamento di questo genere a fronte di un paese, di un mondo che è vittima di errori giudiziari, dove può esserci sempre, comunque ogni persona deve comunque essere difesa e deve essere compreso il motivo per cui ha fatto un determinato, deve essere punita ovviamente, però quindi io ritengo che sia veramente inaccettabile che ci sia la pena di morte, dovrebbe essere bandita da tutto il mondo, essenzialmente. Sono orgoglioso che l'Italia
non utilizzi queste pratiche, che sono barbare e dovrebbero essere dimenticate. A fronte anche della scienza e della psicologia, conoscendo come è fatto l'animo umano soprattutto. Certo, Marco. A parte il rifiuto, che naturalmente è, non dico scontato, ma è scontato, della pena di morte, a me in questo caso impressiona una coincidenza, una vicinanza sia da un punto di vista temporale sia da un punto di vista anche proprio fisico. Cioè, siamo a poco tempo dalla rivoluzione francese, che ha portato i concetti sui quali ancora oggi basiamo la nostra convivenza civile per certi aspetti, no? Libertà, fratellanza, uguaglianza e così via, e a poco tempo di distanza il massimo terrore, cioè la ghigliottina. Questa, forse il professore ci aiuterà a capire come mai possano coincidere così vicini questi due estremi. Un estremo che credo tutti sottolineiamo come un aspetto positivo, e un estremo come questo che abbiamo appena visto, che anche se è un film, sono immagini finte e così via, però indubbiamente ti impressionano e non ti possono lasciare indifferente. Certo. Ecco, questa vicinanza mi impressiona, questa coincidenza. Allora, mentre la ghigliottina veniva inventata, questo per evitare la sofferenza del condannato. Peraltro mi risulta da un sacerdote, da un gesuita, l'idea, perché spesso la pena di morte era una sofferenza, anzi si usava la sofferenza come deterrente per coloro che assistevano, quindi attenzione, se ti comporti alla stessa maniera succederà la stessa cosa, da qui lo schiaffo, no? Famoso anche nel film con Alberto Sordi. Ma c'è di più: nell'antica Roma la sofferenza prima della morte era fondamentale, era una scienza. La crocefissione era fondamentale, perché non era uccidere l'uomo, era farlo vivere il più possibile inchiodato, e gli davano da bere. E gli davano, se avesse voluto, anche da mangiare, purché vivesse. E bravo era quello che faceva sopravvivere il condannato. E quando c'è Cristo, passa il centurione che uccide praticamente, trafigge il costato di Cristo, è un atto di pietà, perché sennò sarebbe rimasto là a soffrire chissà quanto ancora. Questa era nell'idea la pena di morte. Diciamo che in questa evoluzione la ghigliottina è un passetto avanti. Un sollievo quasi. Ma contemporaneamente, guarda caso, in Italia c'è un certo Beccaria che dice no ai delitti e alle pene. Cioè, noi siamo 100 anni più avanti, 200 anni più avanti. Questo è fondamentale. Cioè, gli italiani avevano maturato un concetto di applicazione della pena che era: lo Stato non può essere il carnefice. E questo era fondamentale. E questo è stato una sorta di cosa virale, che speriamo che gli Stati Uniti se ne appropriino in tempi reali, perché poi si è scoperto che la pena di morte non abbassa il livello di delinquenza. Anzi, talvolta l'aumenta, perché tanto morto per morto, allora ti uccido in caso di aggressione, così tu non farai da testimonio e io non patirò la pena mortale. Ecco, questo è il punto della pena di morte, e la ghigliottina, purtroppo la Francia ha maturato questo abbandono della pena di morte solo recentemente. Certo. Allora, prego, Settimo. Quando dice cose sempre interessanti mi provoca a continuare il ragionamento. Ma volentieri. Ogni rivoluzione ha sempre le sue ghigliottine. Per fortuna quella proprio fisica che abbiamo visto nell'immagine adesso non c'è più. Però ricordiamoci che le ghigliottine mediatiche, ne abbiamo viste anche nei nostri giorni, Sì. Ci sono delle torture, delle ghigliottine mediatiche. Tu sei giustamente un berlusconiano convinto, pure io ho simpatia per Bob Berlusconi, insomma l'hanno ghigliottinato
mediaticamente, ecco, lui sopravvive, ma macchina del la ghigliottina mediatica. Abbiamo dura. Visto che sa cavarsela, anche recentemente. Lui, come i gatti, come i gatti. Lui, bene, e bene fa, ma per dire, la ghigliottina mediatica è dura. Craxi, per esempio, non ha retto come Berlusconi. Stiamo attenti, che le, diciamo, la civiltà è superata. Berlusconi è come l'idra a due teste. Ci sono delle ghigliottine mediatiche che sono peggio delle ghigliottine materiali del dottor Guyot, che l'ha inventata, ecco. Come la guerra, non c'è più, tendenzialmente sono le guerre economiche adesso, sono mutati gli aspetti, diciamo, tra gli scatti. Credo che Berlusconi è un'idra a due teste, se ne tagli una ne crescono due. Meno male. E uccido l'altra ne escono quattro, di conseguenza è meglio non aggredirlo. Tenerlo così. Allora, diamo un attimo in pubblicità, torniamo subito, iniziamo a parlare allora di questa settimana di lavoro politico, del giro di consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, e allora poi commenteremo l'esito di questo giro di consultazioni. A tra poco.